Perfetto Tori, benvenuti a questa nuova diretta. Naturalmente quest'oggi gli argomenti sono tanti, ma cominciamo col primo argomento, che è il fatto che Donnarumma ha deciso di andarsene dal Milan e ha deciso di andarsene proprio in un posto dove secondo me non doveva andare, cioè dai Gobbi. Credo che sia una scelta sbagliata, non una scelta di cuore. Credo che questa scelta sia stata dettata dai soldi, perché è vero che il Milan può offrire pochi soldi e lui non si è mai accontentato. Raiola l'ha tirata per le lunghe e la vicenda è finita come è finita. Insomma, dopo tanto tempo che se ne è fatto tanto di parlare di Donnarumma, resta il Milan, non resta il Milan, finalmente questa soluzione ha avuto un non un lieto fine. Questo mi dispiace perché sembrava uno fedele alla squadra e invece mi dà come l'impressione che sia stato fedele solo ai soldi e basta. Detto questo, amici, per il resto devo anche parlare di tanti altri argomenti. Quindi, per quanto riguarda l'argomento Donnarumma, non ne voglio più parlare perché è una cosa che a noi rossoneri certamente ci fa soffrire. Devo dire che la verità non me l'aspettavo, anche perché si è sempre detto tifoso rossonero e non si fa così. Poi per il resto, amici, domani vedremo la finale di Europa League. E speriamo che coloro che ci hanno eliminato facciano la stessa fine. E quindi, insomma, speriamo che questo trofeo vada veramente ad una squadra che lo merita di vincere. Poi devo dire, ragazzi, come sapete, nelle nostre trasmissioni gli argomenti non finiscono mai. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con tante altre questioni, curiosità ed altro. A fra poco e mi raccomando, continuate a seguirmi. Ed ora ragazzi, eccoci ancora in diretta dopo pochi secondi di pausa. Abbiamo esaurito l'argomento Donnarumma e parliamo di canzoni, canzoni che stanno per riprendere, come sapete, in giro. Ci sono i primi concerti e di 6 giugno il volo si esibisce all'Arena di Verona. E quindi amici, sicuramente sarà un bel concerto. Beati coloro che ci vanno e insomma speriamo possa essere una ripartenza quantomeno parziale per quanto riguarda tutto il mondo dello spettacolo, le mostre, poi ci saranno le sagre, da luglio riapriranno anche ufficialmente le fiere, i vari Pride Village. Tutte le cose, insomma, avremo un'estate per fortuna piena e attiva e sicuramente avremo da che divertirci. Poi, devo dire, volevo salutare tutti gli amici che compiono gli anni quest'oggi, che sono veramente tanti, e quindi li saluto tutti senza distinzione. Faccio gli auguri veramente a tutti coloro che stanno festeggiando in qualche bella maniera. Mi augurerei che con il tempo si tornasse a fare le feste con tante persone,
naturalmente virus permettendo. E quindi speriamo bene, insomma. Domani, altra giornata impegnativa per me, poi si procede e poi ci continuiamo a sentire con le varie ricette e tutte le varie cose che faremo prossimamente. Un saluto a Riccardo Beccaro, un saluto ad Andrea Tavaglione, un saluto a tutti i tifosi rossoneri e non solo. E vi do appuntamento, come sempre, alle prossime nostre trasmissioni, perché ce ne saranno tantissime ancora. E quindi ragazzi, mi raccomando, questa sera mangiate bene, cercate di stare leggeri per quanto più possibile. E statemi bene, cercate di passare la serata nella maniera più serena possibile. Volevo salutare anche coloro che mi seguono quotidianamente nelle varie trasmissioni, da Marta Santini e tanti altri amici che conosco. Saluto Cristina Pachink, saluto siamo tutti i fan di Timothy Cavicchini, saluto anche Timothy. Volevo salutare anche Flavio Sinna, Bruno Longhi, tantissimi amici, insomma conduttori professionisti che mi seguono in una maniera o nell'altra. E quindi insomma, poi volevo parlarvi anche del fatto che siamo vicini all'europeo e tra poco tocca alla nazionale giocare e siamo felici finalmente di rivedere i ragazzi di Mancini che giocano. Speriamo vada tutto bene anche nell'europeo, perché quest'anno dicono che l'Italia sia finalmente favorita, visto che lo fanno in Italia, ma poi sapete, il pallone, come si dice, è rotondo, non si sa mai. Vi mando un abbraccio forte. Vedrete naturalmente questo mio video anche in YouTube. E quindi continuate a seguirmi. Un bacione virtuale dal vostro Samuele, aspirante conduttore.